La senatrice ha fatto una valutazione del momento e del luogo e giustamente ha considerato che c'è assembramento e c'è una movida che è incontenibile e che è foriera di diffusione del contagio. Purtroppo, se quegli imbecilli non capiscono che devono distanziarsi, che devono rispettare le norme, non c'è nessun controllo che possa riuscire ad evitare questo. Quindi è vero che sta l'esercito, stanno i carabinieri, ma non è che è contenibile il fenomeno. E poi è un fenomeno che accade in tutta l'Italia, lo si rileva dai giornali e credo che tutto sommato questo accade anche a Margherita di Savoia. Sindaco, ci sono dei comuni che hanno adottato ordinanze per vietare la consumazione al di fuori dei locali se non seduti ai tavoli. È stata presa in considerazione come ipotesi dall'amministrazione? Guardate, lo ripeto, qualsiasi provvedimento che si può prendere, si voglia prendere, se non c'è la collaborazione dei cittadini non ci riusciremo mai. Quindi gli altri comuni, gli esempi degli altri comuni sono uguali agli esempi dei comuni di Barletta. Movida c'è dappertutto, in tutta Italia. E non è una giustificazione la mia, è un dato di fatto oggettivo. È un dato di fatto oggettivo. Per cui o i giovani e i genitori dei giovani capiscono che stiamo correndo rischi elevatissimi e per cui potremmo ritornare al passato, oppure diciamo, dovremo accontentarci di quello che accade e probabilmente aiutare il coronavirus, che non è scemo, è molto intelligente, probabilmente molto più intelligente di qualche altra persona, ne farà. La sua, ne trarrà vantaggio da questo comportamento di inciviltà. Qui sembra quasi che si stia festeggiando la fine del coronavirus, ma in realtà non è così. Dobbiamo sempre tenere la guardia alta, però ripeto, noi ce la stiamo mettendo tutta, stiamo facendo multe, stiamo facendo. Forse dovremmo agire un pochino più sui locali, per cui invito i locali ad essere anche loro, come dire, collaborativi in questo senso. Poi, se questo non ci riusciremo, dovremo assumere delle decisioni importanti e non nego che c'è anche da prendere in considerazione l'ipotesi di chiusura. Comunque noi faremo questo invito per gli assistenti civici, nella speranza che questo arruolamento vada a buon fine. Ma mi sa tanto di ronde, per cui io non sono molto d'accordo. Questo è un ulteriore lavoro per il Comune. È un ulteriore lavoro, un'ulteriore fatica, è un ulteriore buco nell'acqua, lo dico con tutto il rispetto che ho nei confronti dell'amico del ministro Francesco Boccia. Sono dichiarazioni che non troveranno mai efficacia sul territorio, anche perché a quale titolo un volontario si può presentare? Può dire per piacere allontanati. Ma quando trova persone per bene potrebbe essere ascoltato. Se invece trova dei giovani che non hanno nulla per la testa, possono anche prendere mazzate.